Siamo qui nel prepartita del match di sabato, di domenica sera, che vedrà affrontarsi la Daya de Tacco contro l'Hapoel Kit Aviv. Siamo i due capitani, partiamo da quella a sinistra. Nome? John. Che ne sai che sei? Cognome? Capitano della squadra? Giovanni, partiamo da te. Che match sarà secondo te? Ma un match combattutissimo, sappiamo che loro sono una squadra ostica, si sono molto rinforzati nel corso del torneo, però non ci spaventa niente. Simone? Partita difficile sicuramente, ma soprattutto fondamentale ai fini della classifica, e speriamo che sia soprattutto una partita divertente e che la Daya de Tacco possa fare il culo così. Giovanni, porterai come sempre dei fenomeni esterni in modo tale da umiliare l'avversario? Io cerco sempre di giocare con i miei effettivi, in caso di defezione ricorrerò la finiera pesante e saranno qua per questo Mamozio che avete a sinistra. Simone, tu? Vabbè, noi ormai i nostri esterni sono diventati parte integrante della squadra già da molte partite, quindi direi che non porta nessuno se non la mia squadra. Passiamo al pubblico delle grandi occasioni, ci saranno le vostre donne? Beh, ci abbiamo cercato di convincerle, però sono un po' arrestie. La situazione è critica, però ci provvedevo perché vogliamo che sia uno spot. Vogliamo che sia innanzitutto uno spot per il calcio, perché in questo momento di crisi sono parti di Roma, il panorama sportivo ne ha bisogno, e quindi che siano le prestazioni di sport. Ci metteremo poi d'accordo per mangiarci anche una banana prima del torneo. Esatto, perché no al razzismo. La stretta di mano ci sarà sicuramente all'inizio della partita, anche qui ci sarà anche alla fine della partita. L'amicizia e gli strascini fra le ragazze durante sono già cominciati in settimana. Va bene, ringraziamo i due capitani più gredini del torneo, bravi.